partenza, sia nel viaggio e all'arrivo, le migliaia di nostri fratelli, i quali non più rassegnati alla fame, volontariamente solcano il mare infido. Proteggere e difendere alla partenza, nel viaggio e all'arrivo contro un mare infido. Era oltre un secolo fa, ho chiuso, Presidente, ma allora come oggi era la manifestazione elevata di una umanità profonda, incoercibile, che mai avrebbe potuto divorziare da una coscienza civile. Forse, come succede spesso, anche la storia migliore può aiutarci ad illuminare la strada. Noi oggi, con questa interpellanza che rivolgiamo tramite lei al governo del nostro Paese e all'Europa, vogliamo pensarlo e vogliamo crederlo. Grazie. Grazie a lei. Sottosegretario di Stato Gian Claudio Bressa, facoltà di rispondere. Grazie Presidente. È del tutto evidente che al di là di quella che sarà la risposta sul piano di quelle che sono state le iniziative e degli impegni che a livello diplomatico e di politica estera del governo italiano sul tema dell'immigrazione, l'impegno politico per un accordo in sede comunitaria e per la possibilità di attuare da subito, anche in forma sperimentale in Italia, quanto richiesto dagli interroganti, dagli interpellanti, la risposta non può che essere favorevole e positiva. Io credo che in maniera molto puntuale l'onorevole Cuperlo abbia, nella sua illustrazione, posto le questioni politicamente e direi culturalmente decisive sul perché la risposta non possa che essere positiva. Quando lui fa riferimento a un dato fondamentale che invece rischiamo di vedere smarrito e che per molti mesi non è stato preso in considerazione dalla comunità internazionale per la gravità che esso rappresentava, e cioè che non è la disperazione ma è la speranza quello che muove milioni di persone, 60 milioni di profughi nel 2014, ci pone però anche l'interrogativo sul fatto che anche se è la speranza a muoverti, questi processi di migrazione così vasti, tutto possono apparire meno che un'occasione che non può essere valutata per la gravità che questo fenomeno rappresenta, e che non è un fenomeno che riguarda l'Italia e l'Europa, ma è un fenomeno che riguarda l'intera comunità internazionale. A seguito di un dramma che colpì gli italiani immigrati in Svizzera 50 anni fa, la tragedia di Mattmark, Dino Buzzati, in un suo editoriale sul Corriere della Sera, che intitolò La favola amara dell'emigrazione, poneva tutte le questioni culturali alla base di quella che è la richiesta degli interpellanti. La speranza non può diventare tragedia. E la misura di una cultura giuridica si misura con la capacità che hai di annullare la paura del diverso. La paura dell'altro, come la definiva Sartre, e come Sartre considerava questa essere la misura della civiltà giuridica di un popolo e di una nazione. Io credo che da questo punto di vista il governo non debba sentirsi impegnato, ma debba essere determinato perché questo sia non un impegno politico astratto, ma una battaglia politica continua perché questo tipo di cultura, il riconoscimento di questi che sono i fondamenti della cultura europea, questi sì, i veri fondamenti della cultura europea, possano trovare ancora oggi
concretezza e immediata applicazione. È di tutti la consapevolezza della tragedia che ogni giorno si consuma di fronte ai nostri occhi. Le migliaia di migranti che scappano dalla guerra, che intraprendono un cammino biblico e affrontano le insidie del mare per arrivare in Europa, l'immagine del piccolo Aylan, ma anche le parole che sono state ricordate di quel giovane siriano, non solo devono scuoterci, ma devono accrescere non tanto la consapevolezza, ma la determinazione che occorre agire. In tutti questi mesi l'Italia ha svolto un ruolo importante che rivendichiamo con forza. Come è stato ricordato proprio la scorsa settimana dal ministro Gentiloni intervenendo in quest'Aula, abbiamo innanzitutto salvato circa 130.000 vite umane in questi ultimi 18 mesi, grazie anche alla nostra Marina e al lavoro dei nostri operatori umanitari. Abbiamo da tempo esercitato un'intensa attività politico-diplomatica per porre l'immigrazione fra le priorità dell'agenda europea, promuovendo tra le altre il vertice straordinario dell'Unione Europea di 5 mesi fa sul tema dell'immigrazione. Di fronte a questa crisi migratoria, credo che abbiamo contribuito in maniera determinante a far nascere in Europa la consapevolezza che occorra in primo luogo lavorare sull'accoglienza per arrivare a un diritto d'asilo europeo che superi le regole di Dublino e utilizzando nel contempo, al meglio e in chiave europea, le politiche di rimpatrio. La cresciuta consapevolezza della crisi migratoria ha anche permesso di ampliare il dispositivo dell'agenzia Frontex nel Mediterraneo e in particolare l'operazione Triton. Per quanto concerne nello specifico l'idea prospettata dall'interpellanza di attivare presidi nei paesi di partenza, così da procedere in un contesto di protezione ad una prima selezione dei migranti in possesso del requisito di rifugiato, faccio presente che anch'essa fa parte delle proposte che il Governo ha portato avanti a partire dal nostro semestre di presidenza dell'Unione Europea. L'iniziativa attualmente in corso di approfondimento nell'ambito dell'agenda per le migrazioni presentata dalla Commissione europea determinerebbe un'anticipazione della decisione sulla domanda di protezione internazionale, affidando l'esame ad avamposti dell'Unione europea costituiti nei paesi di transito dei migranti. Questi stessi avamposti, in cooperazione con l'UNHCR, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, potrebbero decidere, secondo preventivi accordi tra gli Stati membri, anche la destinazione del migrante. In parallelo, il Governo ha dato la propria disponibilità a collaborare con l'UNHCR e le altre agenzie umanitarie per individuare in paesi particolarmente colpiti dai flussi migratori persone elegibili alla protezione internazionale che possano essere reinsediati in Italia e nell'Unione Europea, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili. Tali iniziative, oltre a offrire prospettive di un futuro migliore ai rifugiati, costituiscono un modo per ridurre lo spazio di mercato dei trafficanti di esseri umani. Inoltre, esse rappresentano un concreto gesto di solidarietà verso i paesi terzi in prima linea nella gestione dei flussi di rifugiati dalle aree di crisi. Dal 2010, infatti, il nostro Paese è impegnato nel reinsediamento in Italia di alcune centinaia di profughi iracheni e afghani. Inoltre, grazie anche al contributo del Fondo Europeo AMIF, sono attualmente in corso le procedure per il reinsediamento in Italia in stretta collaborazione con l'UNHCR di 450 cittadini siriani dal Libano e 50 cittadini eritrei dal Sudan. Da ultimo, l'Italia ha risposto in maniera positiva alla raccomandazione con cui la Commissione europea ha proposto, nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione, di reinsediare in Europa 20.000 rifugiati in paesi terzi su 2 anni. Ma anche tutte queste attività e questi numeri ci dicono che la tragedia dell'emergenza attuale è talmente più grande di quelli che sono gli impegni che abbiamo assunto, che non possono far sì che accrescere, ripeto, non la consapevolezza ma la determinazione che si deve e si può fare di più. Sempre in materia di reinsediamento, il Ministero dell'Interno ha aderito ad un progetto denominato EUFRANC, finanziato con fondi FAMI e di cui è capofila l'Agenzia per l'immigrazione svedese. La finalità del programma è quella di sviluppare strumenti e strategie per aiutare gli Stati membri dell'Unione Europea e gli Stati associati nella realizzazione di programmi nazionali di reinsediamento. L'avvio del progetto è previsto per il prossimo autunno e la durata sarà di 5 anni fino al 2020.
Vorrei infine ribadire quanto già detto dal Ministro Gentiloni sul piano illustrato recentemente dal Presidente Juncker. Si tratta di un risultato importante perché sancisce innanzitutto dal punto di vista culturale il principio dell'impegno comune, perché avvia una ricollocazione significativa di 120.000 rifugiati che si aggiungono ai quasi 40.000 già decisi alcune settimane or sono, e nel decidere la ricollocazione di questo totale di 160.000 stabilisce che non si tratta di un meccanismo una tantum, ma di un meccanismo che può essere riattivato di fronte a crisi che possono ripresentarsi e che sono nel panorama prevedibile dell'evoluzione della situazione. Dobbiamo inoltre lavorare sulle cause profonde dei fenomeni migratori nei paesi in cui vengono originati. Giustino Fortunato ha detto queste cose 150 anni fa. Siamo forse un po' in ritardo rispetto a quella grande intuizione. Innanzitutto in termini di cooperazione e aiuto allo sviluppo, recuperando almeno una parte del ritardo accumulato negli ultimi 10 anni nei fondi per la cooperazione e l'aiuto allo sviluppo. È importante poi lavorare anche con i paesi di transito, come per esempio stiamo facendo in Niger. Non è certo la soluzione del problema, ma si tratta comunque di un contributo utile per gestire in parte anche a ridimensionare i fenomeni migratori. Concordo infine con l'onorevole interpellante laddove sottolinea l'importanza sul contrasto ai trafficanti di esseri umani, questione considerata prioritaria dal governo, come testimoniano dalla partecipazione alle operazioni EUNAVFOR MED. Come dicevo poc'anzi, solo in tal modo si crea un deterrente in grado di fermare o perlomeno di limitare questo odioso commercio. Grazie. L'onorevole Mario Marazziti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente, onorevole Sottosegretario, la ringrazio della sintonia morale, politica e anche della onestà intellettuale con cui ha messo in rilievo come, nonostante il forte impegno dell'Italia, i numeri, i dati, le cifre degli interventi reali siamo purtroppo ancora drammaticamente lontani dalle dimensioni gigantesche di un fenomeno epocale che chiede risposte italiane, europee, mondiali, diverse da quelle che solo pochi mesi fa erano disponibili sul tappeto. E quindi io sono sicuramente soddisfatto dell'impegno e dello sforzo italiano che negli ultimi mesi ha fortemente contribuito